Dalle garze alle siringhe, dal paracetamolo ai prodotti per l'infanzia. Coloro che hanno la guerra in casa hanno bisogno, prima di tutto, di dispositivi medici. In Ucraina, nella sola giornata di ieri, secondo l'ONU sono morti 227 civili, altri 525 sono stati feriti. A tamponare la mancanza di assistenza sanitaria ci pensano le stesse farmacie, in Abruzzo e nel resto d'Italia. L'enorme amarezza legata a una situazione che tutti noi consideriamo assurda e incomprensibile, si legge in una circolare che Federfarma ha inviato alle farmacie, ci spinge a fornire immediatamente un sostegno concreto alla popolazione ucraina. La Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia, in collaborazione con l'Associazione Europea di Categoria, ha quindi deciso di aprire un conto corrente dedicato, dove gli esercizi potranno inviare le proprie donazioni. Coi soldi raccolti, su indicazione del Ministero della Salute ucraino, Federfarma acquisterà kit di pronto soccorso e dispositivi medici per chi sta subendo la guerra. Questa è la prima iniziativa adottata, ma se il conflitto dovesse malauguratamente perdurare, le farmacie si stanno organizzando anche per allestire dei banchetti dove i singoli cittadini potranno donare i farmaci, come ci spiega il vicepresidente di Federfarma Pescara, il dottor Ferroni. La stessa federazione ha in mente di sensibilizzare due associazioni, la Francesca Rava e il Banco Farmaceutico, per poter sviluppare la raccolta di prodotti necessari per le popolazioni ucraine. Per quanto riguarda a livello locale, noi abbiamo avuto dei contatti con la popolazione, con dei rappresentanti della popolazione ucraina. Dovremmo incontrarci lunedì prossimo e da lì cercheremo di sviluppare un intervento per sostenere anche nelle nostre farmacie pescaresi e abruzzesi questo tipo di raccolta. Le persone sono sensibili a quanto sta accadendo in Ucraina e ci chiedono quali prodotti poter inviare, ci ha detto Ferroni. Automedicazione e pronto intervento sono questi gli strumenti di cui al momento c'è più necessità. Noi abbiamo avuto già richieste di persone che in maniera autonoma si sono sentite sensibilizzate o perché hanno parenti o perché hanno conoscenze sul territorio ucraino. Noi abbiamo consigliato di dare, più che altro necessitano di pronto intervento, quindi garze, cotone, abbiamo avuto una richiesta di lacci emostatici molto importante. Paracetamolo, cioè sostanze di pronto intervento.